Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare una tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange spesso la sera. Forse è la sua preghiera. Pierpaolo Pasolini la accostava a Dino Campana. Critici e studiosi del calibro di Maria Corti, Giorgio Manganelli, Carlo Betocchi e Giovanni Raboni la considerano una delle più intense ed autentiche voci poetiche del secondo Novecento. Eppure Alda Merini, milanese, classe 1931, è a tutti gli effetti una marginale della vita. Una donna che ha conosciuto la tragedia del manicomio e dell'elettroshock, l'offesa dell'emarginazione e quella della povertà. Una diversa, davvero. Ma è proprio da questa diversità, al contempo subita e scelta, che nascono il delirio e la grazia della sua poesia. Ha detto Maria Corti, la Merini scrive in momenti di una sua speciale lucidità, benché i fantasmi che recitano da protagonisti nel teatro della mente provengano spesso da luoghi frequentati durante la follia. In altre parole, vi è prima una realtà tragica vissuta in modo allucinato in cui lei è vinta, poi la stessa realtà irrompe nell'universo della memoria e viene proiettata in una visione poetica in cui è lei, con la penna in mano, a vincere. Spazio, spazio, io voglio tanto spazio per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, errare e saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio, ch'io lanci un urlo inumano, quell'urlo di silenzio negli anni che ho toccato con mano. Alda Merini vive qui, in una vecchia casa sul Naviglio milanese. Qui, in un appartamento ingombro di vecchie carte, macchine da scrivere in disuso, posaceneri sempre pieni e fotografie ingiallite, si affollano i ricordi di una vita visitata dal fantasma della poesia. Io direi la Merini è... non si può dire la nipotina perché sarebbe riduttivo, ma è la continuatrice di questo grosso filone dei poeti orfici, dalla Magna Grecia fino a noi. Ecco. E la Merini è una specie di invasata della poesia, questo dono degli dèi della poesia, che può anche fare degli errori di battitura, delle oscurità, però c'è sempre in qualsiasi poesia della Merini, quasi nata in trance, così... della vera poesia, un verso miracoloso, un dono. Io ero un uccello dal bianco ventre gentile, qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so. Io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari, qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità di suono, ma anche distesa per terra, io canto per te le mie canzoni d'amore. Beh, io sono stata una bambina molto precoce, ho cominciato a scrivere verso i 5 anni, 6 anni. Poi ho avuto un papà meraviglioso al quale non era sconosciuto assolutamente niente, che è stato il mio vero maestro. Mio padre faceva l'assicuratore ed era un uomo di grande indulgenza e di grande cultura e anche molto bello. Ho avuto una mamma che non mi dava molto rilievo, anzi non mi faceva nessuna lode. E direi che ho fatto bene, tutto sommato. Cioè, mi spingeva a far sempre meglio. Mia madre è stata molto severa. Mi piacevano le scienze esatte, cioè mi piaceva far medicina, per esempio. Sarei stato un gran bravo medico, secondo me. Ecco perché ce l'ho tanto su con i centri di igiene mentale. Perché vogliono fare i medici e non ne sono capaci. Allora ognuno si arrangiava come poteva. Io mi sono arrangiato scrivendo queste emozioni. E allora è nata la presenza di Orfeo, per esempio, questa invocazione di un dio androgino che potesse anche entrare nel subconscio, che potesse tirar fuori quello che è di più vitale, questa polla d'acqua purissima che poi era la poesia. Ma è stata proprio questo scontro delle forze tra ambientali, erotiche, poi anche sociali, se vogliamo, a scatenare questa grande risorsa poetica, che già allora era drammatica secondo me, perché si sviluppava in un ambiente poco consono, dove fioriva l'ermetismo, dove Davide fondava, che so io, Nomadelfi. Erano momenti in cui tutti volevano
fondare, riedificare qualcosa che era andato distrutto con la guerra. Secondo me era questo momento. Io non è che abbia copiato da questi grandi, non potrei, però ho imparato la loro umanità, questo sì, ho imparato il loro cuore, perché a me quando dicono parli di Quasimodo, di Montale, ma non mi interessa il loro discorso poetico, mi interessa quello che avevano dentro. La Merini si è rivelata sedicenne, una specie di Rimbaud in gonnella. Penso che il suo primo, uno dei primi scopritori è stato Giacinto Spagnoletti, che l'accolse in quella che è stata la più bella antologia di Spagnoletti, la poesia del Novecento in due volumi per Vallecchi. Il suo primo editore è stato Arturo Schwarz, sempre per merito di Spagnoletti, nella collana diretta per Schwarz da Spagnoletti, ed era il Presenza d'Orfeo, che penso che siano le poesie, fra le poesie più belle del dopoguerra. La Merini io l'ho ereditata da mio padre, Giovanni Scheiwiller, che ha finito di fare l'editore, perché lui era direttore di Höppli e il sabato e la domenica faceva il direttore per, l'editore per Passatempo, alla fine del 51. L'ultimo libro pubblicato da mio padre, che aveva iniziato nel lontano 1925, è stato proprio quel Poetesse del Novecento che terminava con Alda Merini. Poetesse del Novecento era un'antologia che è uscita senza il nome del curatore, ma i curatori erano la poetessa Maria Luisa Spaziani e il grande Eugenio Montale, che l'avevano proposto a mio padre. Questa antologia molto esclusiva, molto direi molto precisa delle donne in poesia del Novecento, iniziava con la Ganor Pompili, quindi a fine dell'Ottocento, e terminavano con alcune fra le più straordinarie poesie di Alda Merini. Le più belle poesie si scrivono sopra le pietre, coi ginocchi piegati e le menti aguzzate dal mistero. Le più belle poesie si scrivono davanti a un altare vuoto, accerchiati da agenti della divina follia. Sono l'autrice del diario di una diversa e l'ho scritto in un momento di particolare malinconia e dolcezza, diciamo, che ha una prima parte che non si vede e che trapela appena appena dietro il diario, ed è la parte più costruttiva della seconda, è la parte meccanica, meccanicistica del manicomio. Se io penso al manicomio, al primo impatto mi sembra uno sferragliare di treni, di macchinari, di congegni, non so. Non c'ero più io, non esistevo più, mi sono consegnata proprio come un oggetto. Non esistevo come corpo che a un certo tempo, un certo momento mangiava, beveva, che non poteva avere desideri, che non aveva responsabilità. Non pensavo al dopo, non l'avrei mai immaginato. Era una cosa orrenda allora, nel 65 era... Da L'altra verità, diario di una diversa. Il manicomio era saturo di fortissimi odori. Molta gente orinava e defecava per terra. Dappertutto era il finimondo. Gente che si strappava i capelli, gente che si lacerava le vesti o cantava sconce canzoni. Noi sole, io e la Zeta, sedevamo su una pancaccia bassa, con le mani in grembo, gli occhi fissi e rassegnati e in cuore una folle paura di diventare come quelle là. Ci allineavano tutte davanti a un lavello comune, con i piedi nudi per terra, fissi nelle pozzanghere d'acqua. Poi ci strappavano di dosso i pochi indumenti, il camicione dell'ospedale di lino grezzo, uguale per tutti, che aveva dei cordoncini ai lati e che lasciava filtrare aria da tutte le parti. Poi le infermiere passavano ad insaponarci anche nelle parti più intime e ci asciugavano in un comune lenzuolo lercio. Le più vecchie cadevano a terra per il modo maldestro con cui venivano trattate. Alcune scivolavano, altre battevano pesantemente la testa. Io, ogni mattina, davanti a quel lavello e all'odore terribile del luogo, svenivo
e venivo ripresa con male parole. Poi celenavano su delle pancacce sordide accanto a dei finestroni enormi e lì stavamo a guardare per terra come delle colpevoli ammazzate dalla indifferenza, senza una parola, un sorriso, un dialogo qualunque. Io avevo sete di verità e non capivo come ero potuta capitare in quell'inferno. Il manicomio è una grande cassa di risonanza e il delirio diventa eco, l'anonimità misura. Il manicomio è il monte Sinai maledetto su cui tu ricevi le tavole di una legge agli uomini sconosciuta. Alda Merini non è stata travolta dall'esperienza dell'ospedale psichiatrico e della follia. Al contrario, ne è uscita. E ne è uscita non per rientrare in una presunta e banale normalità, ma per illuminare la banale vita delle persone normali con le illuminazioni folgoranti della sua poesia. Grazie alla parola, ha scritto Giovanni Raboni, Alda Merini non è mai stata sopraffatta ed anzi non è mai stata esclusa dal colloquio con ciò che apparentemente è muto e sordo e cieco. Credo che di rado sia stata più fermamente sperimentata la qualità empirea della parola impegnata nella ricognizione dell'inferno. Solo angeli e demoni parlano lo stesso linguaggio da sempre. Ma ormai la mia vita è un deserto, cioè io ho cominciato a lottare contro la psichiatria, a prenderla di petto, a cercare di demolirla, le sembrerà strana, ma mi sono riempita di storiche piaghe proprio. Mi hanno maltrattato, mi hanno offesa, mi hanno dato farmaci inverosimili, hanno dato le mie chiavi a una donna vicina di casa. Per non dire di peggio, questa è la psichiatria esterna. Che cosa voleva che facessi? A un certo punto ho ceduto le armi. Ci sono persone che magari sanno godere di gioie molto piccole. Io non so più godere né di quelle grandi né di quelle piccole. Ma tante volte mi odio perché i dolori vengono da me, ma anche le gioie. Ma io ho imparato ad odiare il mio doppio, Non so più neanche io se sia una portatrice di bene o di male a questo punto. Sì, parlo solo con me stessa in ultima analisi. Possono essere anni, possono essere secoli, minuti. Lei impara a non aspettare più niente. Mi sono sempre trovata di fronte a degli uomini così ben costruiti, così pieni di rocce che me ne andavo, che facevo le mie valigie e scappavo. Io ho molti amici, ho molte persone che mi vogliono bene, ma anch'io non voglio un certo tipo di... non voglio la pietà. Quando si ha la mia età di solito si propone solo la pietà. Penso che sia così. Chi mi coccola nei momenti di dolore? Non ho nessuno. E devo reggermi così. Il manicomio per me è stato... anche una specie di convento. Io ho saputo viverlo per questa mia inclinazione un po' alla santità, chiamiamola così. Però non so se i medici queste cose le sapessero, ne dubito molto. Ecco perché ne sono uscita quasi incolume, molto quasi. La malattia mentale è una grande perfezione dell'anima, in fondo, anche. È una perfezione, la demenza è una perfezione intellettuale, è anche una perfezione. Cioè, toccare la demenza pure è il massimo dello star male e del star bene. Le sto facendo un elogio della follia. Perché la follia merita i suoi applausi.
Io nella follia ho provato a starci benissimo. Io sto parlando della follia della beatitudine della follia. San Francesco era un folle puro. Molti santi sono stati dei folli, molti mistici. Ma lo vado a raccontare al portinaio. Sai, io vado in estasi ogni tanto e mi sogno che magari... ma questa bisogna ricoverarla, va in estasi, si solleva da terra. E non si possono dire queste cose qui. Fin dai primi testi, ha scritto Maria Corti, si rileva la presenza di motivi che saranno tipici di tutta la produzione della Merini. La simbiosi dell'erotico e del mistico, l'antitesi di tenebra e luce, il possedersi tenebrosamente luminoso, la metafora del fiume. D'altro lato, si ammira una sobrietà lirica, una concentrazione stilistica, davvero esemplari, violentate nei testi dell'ultimo decennio da una carica barocca e da insistenze stilistiche anaforiche, forse legate, chissà, ai traumi psichici e a quello che per lei fu il naturale inferno del vivere. Quasimodo, secondo me, era un uomo molto buono d'animo. Cioè, si dice che fosse un tipo arrogante, ma io non, con me non lo è mai stato. Era una persona di una grande nostalgia per il Sud, era una persona tribolata, credo io, molto tribolata. Questa è l'impressione che... L'ho conosciuto perché un giorno avevo lasciato Manganelli e mi è venuto in mente, vede, era una rivista anch'io poi in fondo, ho preso le mie liriche e dico, ma vado a trovare questo qua, questo qua. E questo mi ha ricevuto, mi ha accolto molto bene. Forse, ma non lo so, così. Prima il mio pubblico era Manganelli, era un grosso pubblico per me. Diciamo che era l'orecchio più accreditato che io conoscessi. I suoi libri per me erano un grosso avvenimento, anche culturale. Per me è stato un grande maestro. Mi aspettavo e me li mandava ogni volta che ne pubblicava uno. Mi faceva piacere pensare che a distanza, a Roma, qualcuno mi dicesse dai, vai avanti, è la strada giusta. Poi morto Manganelli non ha avuto più nessun spettatore. Manganelli per me era una popolazione di ascoltatori. Distruggo quello che scrivo. Non do più niente, salvo qualche cosa rara a Shea Wheeler, ma Vanni ha tante cose da fare, poi non è un editore così roboante come può essere la Mondadori o Feltrinelli, insomma, lui è sono tirature limitate. Nel 1992, dopo l'uscita presso l'editore Einaudi di una raccolta di liriche intitolata Vuoto d'amore, Alda Merini conosce una tardiva fama che vale forse come parziale risarcimento. Per lei, abituata alle edizioni minori di Vanni Shea Wheeler o a quelle ancora più piccole di Pulcino Elefante, l'approdo a un grande editore segna indubbiamente una svolta. Intervistata da grandi quotidiani e invitata a celebri talk show televisivi, Alda Merini conosce un periodo di notorietà che non cancella tuttavia la sua lucida e amara visione della vita nella sua dolce e ferma cognizione del dolore. Prega un altro, Giraldo. Se la morte fosse un vivere quieto, un bel lasciarsi andare, un'acqua purissima e delicata, o delibazione di un ventre, io mi sarei già uccisa. Ma poiché la morte è muraglia, dolore, ostinazione violenta, io magicamente resisto. Che tu mi copra di insulti, di pedate, di baci, di abbandoni, che tu mi lasci e poi torni, senza un perché, o senza un variare di senso, nel largo delle mie ginocchia, a me non importa, perché tu mi fai vivere, perché mi ripari da quel gorgo di inaudita dolcezza, da quel miele tumefatto e impreciso, che è la morte di ogni poeta. Un tipo di povertà è anche aspettare che arrivi l'operatore per sentire che cosa hanno deciso al Comitato di Salute Pubblica
a suo riguardo, che cosa farà nei giorni di festa. Di solito sta lì impalata a guardare, aspettare il lunedì. Questa dipendenza è anche povertà. Lei non può disporre del suo denaro. Capisce? È incatenata all'occhio del video del vicino di casa. Ed è una situazione talmente umiliante che veramente se ci fosse ancora la ghigliottina uno va là e dice guardi, sono qua, è preferibile. Se qualcuno cercasse di capire il tuo sguardo, poeta, difenditi con ferocia. Il tuo sguardo son 100 sguardi che, ahimè, ti hanno guardato tremando. L'uomo è socialmente cattivo, un cattivo soggetto. E quando trova una tortora, qualcuno che parla troppo piano, qualcuno che piange, gli butta addosso le proprie colpe. E così nascono i pazzi. Perché la pazzia, amici miei, non esiste. Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, inveterato, di perdere la nostra ragione. Lale pap, lale papo, lale, 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 lale.